Oggi siamo qua con alcuni degli Happy Runner e la compagnia di Michele, il nostro biker, per farvi vedere e presentarvi il circuito della Green Race che si corre domenica. Qui è il punto di partenza, dove c'è il parcheggio Zona Baggio, e si fa questo circuito eco running che si corre metà su asfalto e metà su sterrata. Dai, andiamo a vederla assieme, ci va? Siamo ai 400 circa e finisce la prima parte di asfalto per iniziare la parte sterrata, cioè entriamo più nella parte boscosa. Qua inizia la sterrata. Continua, non è molto larga, per cui se c'è troppa gente cerchiamo di non calpestarci. Siamo tornati, siamo usciti dal boschetto, di nuovo sullo sterrato ancora, mancano 500 metri all'asfalto e la strada è un po' più larga di prima. Siamo rientrati al parco di Via Caldera, verso Cucina Caldera, sull'asfalto. Ci avviciniamo al secondo chilometro, lasciamo la strada principale e giriamo su questa deviazione. Tutto il percorso è segnato a terra comunque. Andiamo verso gli orti, giusto? Qui c'è un tombino col segno del percorso. Secondo chilometro. Con le panchine segna 2,5, ritorna verso il vialone in prossimità della Cascina Caldera, sarà il girello qua, eccolo, vedete il segno che ci riporterà indietro. Siamo al passaggio dei 7 nani, eccoli, il cancello sarà aperto. Allora alla fine del primo giro si passa lungo il lago,
ovviamente i pescatori saranno confinati sui pontili. Ecco il primo giro che abbiamo fatto passando lungo il lago, passi, anche per non ripassare al traguardo dove ci sono il rilevamento dei chip. Questo secondo giro invece è sulla tutto asfalto fino all'arrivo, da qui al traguardo 500 metri. Con gli amici Ran e Fabio Maurizio proviamo l'allungo fino al traguardo, dai gli ultimi 200, forza! Noi il traguardo, forza, vai vai Maurizio, vai il tuo. Ecco, siamo al traguardo virtuale di questa presentazione. Con la splendida giornata di oggi speriamo vi abbia stimolato a partecipare. Il posto è bellissimo. Dagli Happy Runner in sezione scouting. A presto, ciao.